Potevano essere assolutamente incapaci di intendere di volere, poteva avere una capacità scemata eh, oppure poteva essere perfettamente lucido a seconda di quello che ci diranno i, i periti. Spetterà ad una perizia medico-legale stabilire se Giacomo Ciriello, il 19enne che lo scorso febbraio con due colpi di fucile uccise il padre a Lucignano, al momento dell'omicidio era capace di intendere volere. Il GIP Giampiero Borraccia infatti ha accolto la richiesta della difesa, diritto abbreviato condizionato alla perizia, che sarà affidata il prossimo 5 dicembre. Da questo dipende ovviamente un... Una piena imputabilità, una imputabilità parziale che comporta una riduzione di pena oppure una non imputabilità comporta il fatto che un soggetto non può essere giudicato. In aula questo pomeriggio, di fronte al giudice, anche Giacomo è arrivato ad Arezzo in auto dalla casa famiglia di Prato dove è agli arresti domiciliari. Io ho cercato di eh, fargli capire che eh, a mio giudizio il giudice... Era importante lo vedesse, lo conoscesse, capisse, vedesse i suoi tratti essenzialmente. Il ragazzo in aula ha incontrato anche lo zio, il fratello della vittima, che si è costituito parte civile nel processo. Siamo costituiti parte civile chiedendo un euro, quindi, non è tesa nessuna richiesta economica, nessuna richiesta risarcitoria, soprattutto economica, ma unicamente per valutare se questo ragazzo ha effettivamente bisogno di essere curato. Giacomo Ciriello accusato di omicidio volontario con l'aggravante del rapporto di parentela, il PM Laura Taddei ha ipotizzato anche l'aggravante della premeditazione.